Di tutti gli innumerevoli corpi celesti e oggetti che abbelliscono le infinite distese dello spazio, i buchi neri sono sempre stati tra i più impressionanti. Non sono solo le loro dimensioni gigantesche ad affascinarci, ma anche le loro proprietà uniche a stimolare il nostro stupore. Insieme a te vorremmo dare un'occhiata più da vicino a questi oggetti leggendari. Qui entreremo nei 10 fatti e caratteristiche uniche che distinguono i buchi neri da tutti gli altri corpi celesti nello spazio. Vi auguriamo buon divertimento con questo argomento entusiasmante. Appassionato degli spettacoli e dei fenomeni mozzafiato dell'universo? Allora ricordati di iscriverti al nostro canale per accompagnarci nel nostro viaggio galattico nello spazio. Con un pollice in su ci mostrerai che il contenuto dei nostri video è coinvolgente. Diamo ora un'occhiata ai 10 fatti più misteriosi sui buchi neri. La distorsione dello spazio e del tempo. Il fatto che i buchi neri possiedano forze incomparabilmente estreme è probabilmente già noto alla maggior parte di voi. Quanto enormi siano le influenze che gli oggetti massicci esercitano sul loro ambiente circostante, ci diventa chiaro, tuttavia, solo se consideriamo un fatto particolare: che le forze gravitazionali senza precedenti dei buchi neri portano alla distorsione o al rallentamento dello spazio-tempo nelle loro aree dirette. Se dovessi avvicinarti a un buco nero a una certa distanza, le forze gravitazionali prevalenti ti porterebbero ad essere attirato sempre più vicino alla struttura leggendaria. Se avessi attraversato un punto speciale sull'orizzonte degli eventi del buco nero, avresti superato un punto di non ritorno. L'estrema gravità significa che una fuga dall'interno di un buco nero è praticamente impossibile. Nello specifico, quegli oggetti che vengono risucchiati dai buchi neri subiscono una cosiddetta spaghettificazione. Questo termine descrive la deformazione di un corpo in sufficiente prossimità di un buco nero. Come suggerisce il nome, gli oggetti saranno allungati in modo naturale. Al centro della massiccia struttura, ancora, prevale la singolarità. Ciò significa che la gravitazione è così pronunciata in questo punto che la curvatura dello spazio-tempo diverge praticamente verso l'infinito. In poche parole, al centro di un buco nero prevalgono condizioni che contraddicono completamente la nostra fisica terrestre. Divora oggetti? Nella nostra testa immaginiamo le imponenti formazioni come qualcosa di simile a aspirapolvere galattici, che divorano tutto senza eccezioni. È vero che i buchi neri possiedono forze di attrazione incomparabilmente forti, ciò non significa tuttavia che risucchino tutti i pianeti, le stelle e le galassie nel loro ambiente. Perché ciò avvenga, l'oggetto celeste corrispondente deve prima attraversare l'orizzonte degli eventi di un buco nero. Tuttavia, se gli oggetti si trovano a una distanza di sicurezza dalle formazioni massicce, non sono in pericolo di collisione galattica. Se ci fosse un buco nero della stessa massa nella posizione del Sole, invece di una stella luminosa, la nostra Terra non verrebbe inghiottita dalla struttura centrale, ma continuerebbe ad orbitare attorno ad essa, proprio come il Sole. I buchi neri potrebbero produrre nuovi universi. Quella che a prima vista sembra una tesi quasi incredibile è stata discussa da tempo tra le fila degli esperti, alcuni dei quali sono fermamente convinti che i buchi neri potrebbero effettivamente portare all'esistenza di nuovi universi. La tesi mozzafiato si basa sulla singolarità prevalente al centro dei buchi neri. Questa enorme compressione di massa potrebbe eventualmente superare un punto massimo. Di conseguenza, la massa corrispondente si espanderebbe in modo esplosivo. Questo processo avrebbe quindi forti parallelismi con il processo di nascita del nostro universo, noto come Big Bang. Emissioni affascinanti. I buchi neri non hanno solo la caratteristica proprietà di inghiottire per sempre tutti gli oggetti che si muovono nelle loro immediate vicinanze. In effetti, alcuni buchi neri supermassicci sono stati registrati come emettitori di spitball. Gli spitball sono solitamente strutture delle dimensioni di un pianeta che si formano non appena la materia scivola dal disco di accrescimento di un buco nero. In astrofisica, il disco di accrescimento è il disco rotante attorno a un oggetto centrale che guida la materia nella direzione del centro del corpo celeste. Il disco di accrescimento è composto da gas speciali o polvere interstellare. La materia che scivola dal disco di accrescimento di un buco nero può successivamente accumularsi in formazioni coerenti. Questi spitball vengono quindi lanciati attraverso l'infinita distesa dell'universo a una velocità di circa 30 milioni di chilometri orari. La materia che orbita sempre proprio sul bordo di un buco nero provoca anche il rilascio di enormi quantità di energia nelle immediate vicinanze degli affascinanti oggetti celesti.
Quando la materia raggiunge velocità estreme durante la sua rotazione, il conseguente riscaldamento della massa porta a un rilascio di energia senza precedenti. Colossi invisibili. Come già accennato, l'enorme attrazione gravitazionale dei buchi neri supera tutte le proprietà gravitazionali degli altri oggetti celesti nell'universo. Ciò significa non solo che i giganti galattici inghiottono le entità solide nelle loro immediate vicinanze, ma anche che assorbono i raggi luminosi. Poiché la luce assorbita non può essere successivamente riemessa dal centro dell'oggetto massiccio, i buchi neri sono, a rigor di termini, invisibili. Ciò che gli esperti alla fine vedono e possono provare dei buchi neri sono gli effetti estremi che questi esercitano sul loro ambiente. Di conseguenza, al bordo dell'orizzonte degli eventi, c'è la sagoma dei raggi di luce rifratti. Molti buchi neri che sono stati aggiunti con successo alle mappe stellari sono stati identificati con l'aiuto dei raggi X, mentre i ricercatori hanno rintracciato detti raggi alle loro sorgenti. Nei casi in cui l'origine galattica assorbe più energia di quanta ne emetta, la conclusione è che l'oggetto è un leggendario buco nero. Diverse espressioni. Un buco nero non è uguale a un altro. I ricercatori danno alle formazioni mozzafiato diverse classificazioni. I rappresentanti dei buchi neri stellari hanno origine quando una stella massiccia collassa. Mentre gli strati esterni del corpo celeste vengono espulsi nel corso di una supernova, il nucleo della stella si trasforma in un corpo celeste incomparabilmente compatto a causa dell'immensa pressione gravitazionale. Un tale processo cosmico non è affatto una rarità. Solo nella nostra galassia natale ci sono circa 100 milioni di buchi neri stellari. Sebbene questi oggetti siano spesso 10 volte più grandi del nostro Sole, sembrano quasi minuscoli rispetto alle loro controparti. I buchi neri supermassicci. Questi oggetti hanno milioni o addirittura miliardi di volte la massa del Sole. Come si formano esattamente questi oggetti giganteschi è ancora oggetto di ricerca moderna. I buchi neri supermassicci si trovano al centro delle galassie ellittiche luminose e nel rigonfiamento della maggior parte delle galassie a spirale. La nostra Via Lattea è anche nota per essere una delle galassie a spirale. Il buco nero supermassiccio che abbellisce il centro della nostra casa galattica non è meno impressionante delle sue migliaia di controparti. Sagittario A-Star. Quindi, il buco nero supermassiccio che incombe al centro della Via Lattea è stato battezzato Sagittario A-Star. Il fisico statunitense Carl Jansky individuò una potente sorgente radio nella costellazione del Sagittario già all'inizio degli anni 30. Tuttavia ci sono voluti molti decenni e innumerevoli serie di osservazioni prima che Sagittario A-Star potesse essere identificato senza dubbio alcuni anni fa. In particolare, l'oggetto cosmico ha circa 4,3 milioni di masse solari, mentre il suo orizzonte degli eventi è di poco inferiore a 20 milioni di chilometri. La distanza tra il nostro pianeta natale blu e il Sagittario A-Star è a sua volta di 26.700 anni luce. I buchi neri come generatori di stelle. Vi abbiamo già presentato la tesi secondo cui nuovi universi potrebbero emergere dai buchi neri. Sebbene questa sia ancora una congettura teorica, che deve essere esplorata nella ricerca futura, sappiamo già che i buchi neri sono in grado di formare nuove stelle. Durante lo spostamento della materia sul disco di accrescimento, è possibile rilasciare abbastanza materiale per formare un corpo celeste nuovo di zecca. Ancora più sorprendente è il fatto che alcune di queste stelle finiscono nei punti più remoti dello spazio. Uno studio pubblicato di recente suggerisce anche che i buchi neri non solo possono creare stelle, ma hanno anche un impatto significativo sul numero di stelle presenti all'interno di una galassia. In particolare si pensa che i buchi neri influenzino le velocità dei processi di formazione stellare. Gli scienziati hanno visto che la formazione stellare si ferma più velocemente nelle galassie, i cui centri sono abbelliti da buchi neri relativamente piccoli. Cosa succede agli oggetti inghiottiti? All'inizio sembra probabile che tutti gli oggetti inghiottiti da un buco nero scompaiano irrimediabilmente. Tuttavia, se si seguono da vicino le spiegazioni della fisica quantistica, non è proprio così. Questa teoria presuppone che nessuna informazione esistente possa mai scomparire completamente, ma solo essere ridistribuita. Nel caso dei buchi neri, la materia, precedentemente tridimensionale, viene suddivisa in migliaia e migliaia di particelle bidimensionali, che poi diventano parte della superficie del buco nero. Pertanto le entità che vengono risucchiate da un buco nero non vengono annientate, ma la loro natura essenzialmente viene ricodificata. Che aspetto ha all'interno di un buco nero?
La domanda su come sia l'interno di un buco nero probabilmente rimarrà un mistero irrisolto per sempre. Per risolvere questo mistero dovremmo trovare un modo per evitare l'inevitabile distruzione che porterebbe una visita diretta a un buco nero. Resta il fatto, qualsiasi cosa risucchiata al centro di un buco nero non può più tornare da lì, non importa consegnare un rapporto. Ora è il tuo turno. Cosa ti affascina di più dei buchi neri? Non vediamo l'ora di ricevere i tuoi commenti. Grazie per la visione, abbi cura di te e alla prossima!